Ehi! Dimmi tutto. Ehi! Cosa? A quanto pare sai il fatto tuo. I primi tempi insieme, avevo i miei dubbi. Ah sì? Che genere di dubbi? Mi prendi in giro. Quel giorno non sapevi da che parte girarti fuori dal Vault. Ero sicuro che di lì a poco ti avrei visto raccogliere tutti i denti da terra. Di questi tempi è raro trovare qualcuno che non accetti passivamente la situazione. Troppe brave persone che non vogliono sporcarsi le mani e troppi stronzi che invece se ne approfittano. Guarda cos'è successo a Diamond City. Prima di McDonagh era un posto decente, un po' più rigoroso rispetto a come sono abituato, ma non così terribile. Pensavo che io e lui avessimo avuto un'infanzia felice. Ma poi ha deciso di farsi eleggere con la sua crociata anti-ghoul, l'umanità per McDonagh. E in un attimo vedi queste famiglie con figli allontanare individui che prima chiamavano vicini e sbatterli tra le rovine. Tu e McDonagh vi conoscevate fin da piccoli? Oh, certo, era mio fratello, cresciuti insieme in una baracca sulla riva. Lui era il classico fratellone, privilegiato, energico. Si divertiva a infilarmi pezzi di frutta marci nella maglietta per poi schiacciarmeli sulla schiena, ma non credevo che avrebbe potuto fare certe cose a quei ghoul. Perché McDonagh ha basato la sua campagna contro i ghoul? Perché pensava che così avrebbe vinto. C'è sempre stato un netto divario tra la gente che abita sugli spalti e quella che vive sul campo, e non credo che sia stato creato solo per questioni di panorama. Ricordo di essermi precipitato nel suo ufficio sopra gli spalti dopo il discorso inaugurale. Se ne stava lì, a guardare fuori dalla finestra. Osservava la città che si abbatteva sui ghoul, senza neanche girarsi. Mi disse: "Ce l'ho fatta, John. Finalmente è mia." Avrei voluto ucciderlo subito, ma poi ho pensato che non sarebbe cambiato niente. Provai a ragionarci. Lo implorai di ritirare tutto. Disse che non poteva, che non aveva niente contro i ghoul, stava facendo solo la volontà del popolo e non poteva tradire gli elettori. Poi sorrise, una smorfia abominevole che ricordo come fosse ieri. Da bambino non aveva mai sorriso così, non lo riconoscevo più. In che senso non lo riconoscevi più? Non lo so, è solo che non sembrava quello con cui sono cresciuto. Quando mi è giunta voce che un sintetico aveva preso il suo posto, ripensando a quella sera, la cosa poteva avere senso. Ma adesso non lo so. Non so se crederci. Ho continuato a vederlo ed era impossibile che l'avessero copiato in modo così perfetto. Perfino quel suo atteggiamento stile palo nel culo. Ma ai tempi avevo un disperato bisogno di staccarmi da lui e da quella città di merda. Di tutte le cose che ho visto da quando ho lasciato il Vault, questa mi sembra quasi compassionevole. Certo, a nessuno è saltata la testa, all'inizio. Non ero ancora un ghoul, perciò non dovevo andarmene. Ma dopo quell'episodio non potevo più stare in quello schifo di posto. Per anni ho fatto tappa a Good Neighbor per procurarmi le droghe e conoscevo le vie più sicure. Riuscii a rintracciare un paio di famiglie e a condurle laggiù, ma non riuscivano ad abituarsi allo stile di vita di Good Neighbor. Gli procuravo cibo per un paio di settimane. Ma dopo un po' sparivano. Quelli a Diamond City avevano firmato la loro condanna a morte e tutta la brava gente se ne stava lì a guardare senza fare niente. Sentivo di essere l'unico a vedere l'autentico degrado della situazione e non potevo far finta di niente. Mi sento ancora così. O forse no. Finché non ho incontrato te. So di essere un chiacchierone, ma avere qualcuno che vede il mondo per quello che è e che vuol fare qualcosa. Significa molto per me. Mi sento molto fortunato ad avere la tua amicizia. È questo quello che siamo? Amici? Ora che mi ci fai pensare, ho dei pensieri leggermente più impuri del solito. Forse dovremmo metterli in pratica? E forse sarebbe anche il caso di metterci in viaggio. Che dici? Dopo di te?
Ehi! Ti ascolto. Hai un secondo? Devo dirti una cosa. Va tutto bene? Oh, sì, più che bene. È una cosa un po' complicata. Stare con te mi ha fatto riflettere. Finora, per buona parte della mia esistenza, ho abbandonato le cose buone che ho avuto. Ho lasciato la mia famiglia, la mia vita a Diamond City. Ho scelto di venire con te solo per andarmene da Good Neighbor. È stata la fuga da me stesso che mi ha trasformato in un ghoul. Ma stando qui con te, per la prima volta nella mia vita, le cose sono al posto giusto. E andarmene è l'ultima cosa che farei. Ho lasciato Good Neighbor pensando che avrei semplicemente stimolato i miei vecchi istinti omicidi. Chiamalo fato, destino, coincidenza o come cazzo vuoi, ma alla fine ho incontrato te. Ho trasformato uno degli insediamenti peggiori del Commonwealth in un rifugio per chi ne aveva bisogno. Pensavo di aver fatto qualcosa di grande, ma essere qui con te mi ha fatto capire che il mio pensiero era piccolo piccolo e che forse tutto questo scappare dalla mia vita, da me stesso, forse non è stata una cosa negativa. Scappare da te stesso? Che vuoi dire? Beh, non sono sempre stato così bello. La droga che mi ha reso così, che mi ha trasformato in un ghoul, conoscevo bene i suoi effetti. Non ne potevo più di quello stronzo che vedevo nello specchio. Il codardo che ha lasciato morire i ghoul di Diamond City, che non poteva proteggere gli amici sbandati da Vic e i suoi perché se la faceva sotto. Grazie a quella droga non avrei più dovuto guardarlo in faccia. Potevo lasciarmi tutto alle spalle. Sarei stato libero. Non avevo scelta. Alla fine stavo semplicemente scappando ancora. Non conta quello che hai fatto. Conta solo quello che farai d'ora in poi. Conosco un sacco di allibratori che non sarebbero d'accordo. Ma capisco cosa vuoi dire. E qui arriviamo al punto. Decidere di collaborare con te è stata la scelta migliore della mia vita. È come se avessi trovato una parte di me che non riuscivo a vedere. Cosa che talvolta accade quando sei un ghoul. Se non avessi scelto di venire con te, probabilmente sarei in qualche buco divorato dagli scarafaggi radioattivi. Sei una persona incredibile. Hai mai pensato all'eventualità di diventare più che amici? È così evidente? Ma non credo che tu abbia voglia di svegliarti ogni mattina accanto a un mostro come me. Non lo augurerei a nessuno. Guarda che poi io mi fido, Hancock. O non dovrei. Non ho ancora architettato un piano di fuga, se è questo che intendi. È qui che voglio stare, ora. Sono momenti come questo che mi fanno capire che il karma è una stronzata. Perché nessuno come me dovrebbe essere così fortunato. Forza, tesoro. Rimettiamo in marcia il nostro circo.